Ci fermiamo un attimo quindi dal palazzetto di Valenzano, ci trasferiamo a Grumo dove si sta per svolgere il settimo Memorial Paolo Di Giorgio, nasce una stella. Vedremo tante squadre che parteciperanno, sentiremo naturalmente i tecnici di ogni squadra, ma ora vediamo i ragazzini in azione e naturalmente poi ci sarà la premiazione. Andiamo. Siamo con Vito Di Giorgio, presidente dell'SD Paolo Di Giorgio. Si rinnova l'appuntamento con il Memorial dedicato a tuo fratello. Questo è il settimo anno, insomma ormai è un appuntamento tradizionale. Sì, come mi hai detto tu Vito, è ormai un appuntamento annuale, tradizionale. Quest'anno invece di farlo di solito a giugno, abbiamo colto l'attimo anche perché il Signore ci ha concesso questa pausa del tempo per farlo nel suo giorno del compleanno, insomma il 21 marzo, oggi avrebbe fatto 32 anni, quindi meglio di così insomma non potevamo festeggiarlo, ecco. Cinque squadre oltre alla tua, quindi quattro squadre partecipanti a questo torneo, le vogliamo menzionare? Sì, sono la Pro Calcio Matera di mister Ebesco, la Pro Calcio Bari di mister Andrisani, la SD Selvaggi del grande Franco Selvaggi, campione del mondo, tengo a precisare, e la SD Toritto del grande mister Onofrio, col quale al quale devo dire ancora grazie per la sua disponibilità e aiuto insomma, che ci ha dato a mettere su questa bella manifestazione. Tra l'altro con il Toritto nasce questa simbiosi che vi porterà a un palcoscenico importante, no? Quello del Gaetano Scirea. Sì, da quest'anno abbiamo iniziato questa collaborazione, diciamo dopo anni un po' così, però grazie a Dio un po' la mente umana ci porta anche a ragionare, a mettere tutto alle spalle, ad essere persone mature, quindi è a ragionare, infatti stando insieme l'unione fa la forza. Quindi quest'unione non può che già vedere i primi frutti, inoltre parteciperemo insieme allo Scirea e l'anno prossimo avremo anche l'Under 18, per la prima volta faremo, ripeto, l'Under 18, quindi sono delle cose belle della vita, ecco, che quando meno te l'aspetti succedono. Anche gli amministratori comunali non hanno voluto far mancare la loro presenza qui oggi. Sì, infatti voglio ringraziare a nome della società il vice sindaco Gennaro Paladino, i due assessori dello sport di Grumo, l'ingegner Domenico Savino e il dottor Dino Rotunno, l'assessore dello sport di Toritto. Inoltre volevo ringraziare anche tutti i genitori che daranno, anzi hanno dato una grossa mano, perché dopo ci sarà anche il terzo tempo per tutti questi ragazzi, e in più un amico mio speciale a cui voglio fare il nome, Antonio Stallone, il quale è un mio grande amico di comitiva e mi ha dato una grossa mano, non dico, diciamo a livello d'amicizia, per tirar su questa festa, ecco. L'assessore dello sport del comune di Grumo, Mimmo Savino, questo bel memorial qui con bambini del 2008 è l'occasione per far incontrare più comuni, far incontrare i ragazzini e far vivere una struttura, no? Che no, è stata per molto tempo chiusa qui a Grumo. Sì. Sì, effettivamente è una festa dello sport, perché vedere così tanti bambini tutti insieme giocare e divertirsi è una festa per tutti.
Per quanto riguarda il campo sportivo, sì, effettivamente è rimasto chiuso per diversi anni nel nostro paese. Per fortuna, grazie anche alla SD Paolo Di Giorgio, l'abbiamo fatto rinascere. Adesso abbiamo anche un'altra realtà su Grumo, la SD Grumese 1919, che sta nei playoff di terza categoria. Quindi due società insieme per far rinascere lo sport e il calcio grumese. Franco Selvaggi, materano, indimenticato campione del mondo nell'82 con l'Italia e in Spagna, adesso responsabile Under 16 per la Federazione. E da quest'anno anche il responsabile di una nuova realtà, una scuola calcio nata a Matera. Qui al Memorial Di Giorgio per la prima volta, che impressione hai, Franco? Ma è un'ottima impressione, naturalmente quando si sta a contatto con i giovani è sempre una buona impressione. Noi dobbiamo pensare che questi sono il futuro dell'Italia, non solo in campo calcistico, perché il calcio deve in qualche maniera anche servire a formare sul piano educativo questi ragazzi, per cui credo che lo sport sia un fattore importante al di là del calcio e dello sport. Fare sport vuol dire benessere sia fisico che mentale. Senti, da quello che è il tuo osservatorio privilegiato, no? Qual è la situazione del calcio giovanile italiano e magari anche qui locale al sud? Ma il sud è sempre stata una fucina anche di giocatori importanti. Naturalmente purtroppo io che giro l'Europa per conto della Federcalcio devo dire che insomma mancano le strutture, mancano campi da calcio, mancano istruttori se vogliamo, quindi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Sì. Sì. Siamo. Sì. Ok, andiamo a vincere, dai. Questo torneo, questo memorial è in memoria del fratello di Vito, Paolo, che oggi è il suo compleanno e siamo venuti tutti quanti con le cinque società facendo parte di questa bella manifestazione in memoria del fratello. Poi, come hai detto tu prima, parlando così del torneo Scirea, è bello farlo insieme. E così la novità è questa, no? Perché sì, sì, avete unito le forze. Sì, sì, è bello perché i bambini devono sognare, mai stare una divisione tra due paesi vicini di un chilometro, e così i bambini sognano e fanno il torneo internazionale Gaetano Scirea insieme. Caro Vito, ti ringrazio per il cortese e gradito invito, ma come ti ho anticipato telefonicamente, sto rientrando da Viareggio e non riesco ad essere presente alla manifestazione. Ti prego però considerarmi vicino, perché avrei avuto davvero piacere a partecipare ad un evento da te molto sentito. Il memorial intitolato a tuo fratello Paolo, che si svolge nel giorno del suo 32esimo compleanno, so quanto sia importante, non solo per il tuo ricordo, ma soprattutto per il grande amore fraterno che vi legava. La partecipazione di qualificate società per la parte strettamente agonistica e degli illustri ospiti onoreranno la memoria di Paolo, ma soprattutto ne renderanno festosa la commemorazione. La presenza di Franco Selvaggi, un uomo vero nella vita, un campione nel calcio ed un maestro per tanti giovani, credo che possa gratificare la tua società e tutti i ragazzi per il prestigio e l'esperienza. Ti auguro di cuore che la giornata possa svolgersi sotto i migliori auspici e che possa davvero nascere una stella. Un caro saluto a te e a tutti coloro che contribuiranno a rendere la manifestazione la più bella possibile. Un abbraccio e a presto. Avvocato Luigi Barbiero, coordinatore Dipartimento Interregionale, Lega Nazionale Dilettanti.